Ecco l'arrivo in diretta dei funghi appena raccolti. Da dove vengono sti funghi qua? Rovinaglia. Ma qua dicono che sono di Pontolo. E basilica, sono un po' di tutti i posti qui intorno. Di tutte le comunaglie. E dalle comunaglie. Qual è il più bello, il moro o lo freddo? È il moro. Bello, belli questi funghi. Adesso vado a prendere quelli del caldo. Siamo con Antonio Mortali, uno dell'organizzazione, dello staff. Sembra che stia andando tutto molto bene. Ma direi benissimo, il tempo perfetto, poi ci sono i funghi, quindi questo ha fatto sì che venisse tantissima gente in zona e siamo molto contenti. Senti, il fungo è una cosa importante, però anche l'organizzazione con molte cose gratis e un costo basso del plateatico ha aiutato. Tutti gli espositori si sono resi, hanno reso onore a questa fiera proprio perché costa poco esporre e poi c'è tanta gente. Sì, noi abbiamo questa politica qua e penso che stia pagando, insomma. Di bancarelle ce ne sono tantissime, sia alimentari che non alimentari, e vedo che la gente è molto contenta, quindi siamo soddisfattissimi anche noi. Qualche innovazione? Qualche idea? Idea per il futuro? Per il futuro. Per il futuro adesso dobbiamo ancora pensarci, noi facciamo tesoro di eventuali errori che facciamo durante l'anno e poi cominceremo a pensarci quando è finito questa edizione qua. Sei soddisfatto? Molto. Io sono sempre molto soddisfatto qua a Rotano. Senti, c'è un po' meno gente però. Ma ti dico la verità, io ho lavorato di più che l'anno scorso, però sai, vengono apposta per i funghi, dunque non è che posso essere molto obiettivo in questo senso, però molti dicono di sì, io non me ne sono accorto. Pronto? Vieni. Dalla Basilicata con furore, come sta andando? Benissimo, questa è una fiera molto quotata perché richiama tanta gente dalla Lombardia, Liguria, quindi tante parti dell'Italia e noi non manchiamo mai. Qual è il prodotto che vendete di più? Ma un po' di tutto, ma quelli di capra, perché poi noi siamo specializzati in quelli di capra. Senti, come mai la Basilicata è una regione considerata tra virgolette povera, regione di immigrazione come anche questa zona, come mai questi prodotti secondo te buonissimi, che sono super ricercati, non sono mai riusciti a sfondare a livello mondiale? Le spiego, perché probabilmente sono rimasta sempre in quel circondario lì e mai fatti conoscere, ma ad esempio anche per l'olio, se vedi lì, io ho avuto tanto successo qui perché è farci conoscere. Poi è una regione un po' troppo piccola, 600.000 abitanti, ma non ho mai avuto interesse a farlo conoscere fuori, perché probabilmente bastava un po' del napoletano, il salernitano che venivano i commercianti a prendere e a rivendere. Io ho quella fase lì già da un po' di anni, me li commercializzo io e faccio conoscere anche il mio prodotto e la mia regione. Il segreto quindi è vendere direttamente, produrre e vendere. Guarda, io sono convinto che far il segreto è produrre bene ed è una garanzia, andare lì e dire io lo faccio io, ecco. Questo, poi faccio un extravergine integrale, un olio che è speciale. Siamo con Vittorio Maini, uno dell'Università del Fungo, di quelli che ne trova tanti. Com'è la stagione? Si è un po' fermata? Si è bloccata adesso, si è fermata un po', per via della luna. Ascolta, ma cosa dobbiamo aspettare, la luna o l'acqua? La luna e l'acqua, tutte e due. E te, quando si fa la luna? Stanotte si è fatta. E quindi ricominciano? Sì, partono qui dal freddo e dei mori. Senti, sono meglio i funghi tuoi di Pontolo e Basilica o quelli di Valalbareto? Quelli di Pontolo, quelli di Pontolo. Proprio di Pontolo, nella tua riserva? Sì. Aspetta, dobbiamo ricordare che tu sei stato uno dei primi imprenditori agricoli che ha fatto una riserva, sì, e che ha investito del suo. Quanti anni fa? Sarà tipo 6 anni fa. Sei soddisfatto? Sì. Tu se dovessi consigliare anche agli altri di fare una cosa del genere? Sicurissimo, che la fanno pure. Anche perché il bosco, ho visto che è bellissimo il tuo. Allora ci sei andato a vedere. Da fuori. Ah, furbacchione, ci sei andato a vederlo, Come sta andando? Tutto bene, una bella festa, siamo contenti di essere qua, veniamo ogni anno. Ci piace quella. Che ne hai rispetto agli anni passati? La gente spende di più o di meno? Ma la gente spende in generale come ogni anno, magari c'è una piccola flessione generale, questo è inevitabile, si avverte in generale, però diciamo che queste fiere sono molto influenzate anche dal tempo atmosferico e questa volta è stato clemente.
prodotto di qualità funziona sempre. Il prodotto di qualità attira e funziona sempre, del resto questo si sa, la qualità paga, diciamo soprattutto nel tempo i prodotti vengono cercati anche dalla clientela più affezionata, sono anni che veniamo qua, spesso troviamo gente che cerca il nostro prodotto. Una prima puntata della sagra di Borgotaro è andata particolarmente bene, tantissima gente, gli espositori tutti contenti perché è vero che la gente ha speso meno ma ha speso e di gente ce n'era veramente tanta. Positivo il tempo, positivi i funghi, positivi i prodotti che sono stati apprezzati, poche le cose negative, una certa retorica politica che incita all'unione, ma in realtà è tanti anni che quest'unione non arriva ed è anche colpa di questa politica, di qualche amministratore che è un po' troppo, dopo troppo tempo sulla cresta dell'onda. Contrariamente invece alla saga del fungo di Borgotaro, dove gli amministratori, dove il presidente cambia spesso, cambiano le idee, rimane il gruppo, però si rinnova costantemente.